Milano a Roma e sì, me lo ricordo molto bene quel film, anche perché da acqua e sapone, il successo che ci aveva avuto il film e il successo mediatico che avevo avuto io, perché insomma mi cercavano, mi chiamavano, interviste, cose, e poi mi avevano proposto altre pellicole subito dopo acqua e sapone, e io chiedevo a Carlo Verdone se potevo, se secondo lui era giusto fare quelle, lui me le bocciava tutte, io ero diventato. Diceva, ah, questo non è per te, lascia perdere questo, ma no, lascia perdere questo, non è giuno, lascia perdere, tanto arriveranno altre cose. E aspettavo sempre lo squillo del telefono che squillava, ma ogni cosa, a un certo punto ero arrivato al punto di dire, oh, ma io se voglio fare questo lavoro non io lo presento più a Verdone, è il progetto che mi propongono, che tanto mi boccia. Invece mi propose questa cosa Enrico e Carlo Manzina e lo dissi a Carlo, disse, questo è un lavoro per te, fallo. Feci anche questo film, Amarci un po', che secondo me è uno dei più belli di Carlo Manzina. E dico Enrico perché ho un rapporto con tutti e due, però Carlo purtroppo non c'è più, Enrico lo sento spesso. E dicevo, è un film di una poesia secondo me incredibile, con due attori giovani. Con due attori, Amendola era più conosciuto di me, usciva già dal film Vacanze di Natale, che ha avuto un grandissimo successo, prima di fare il film con me, Amarci un po'. E mi proposero questo film, ci conoscemmo, pensa, ancora mi ricordo quando ci incontrammo io e Claudio Amendola, perché alla produzione disse, signore, io accetto tutto quanto, va bene tutto, ero eccitatissimo, però una cortesia. Siccome in questo film che c'è un rapporto personale tra i due, che erano due amici, che lavoravano praticamente in simbiosi, come due veri amici, ho detto datemi la possibilità di conoscere Claudio Amendola prima, mi diedero il telefono, chiamai Claudio Amendola e ci incontrammo al passaggio a livello di Monte Mario, perché lui abitava lì vicino e io abitavo a Torre Vecchia, perciò ci siamo incontrati al passaggio a livello a Monte Mario. E lì conobbi Claudio Amendola. Girare con Claudio, secondo me Claudio è un attore bravissimo, bravo, veramente bravo, uno che proprio uno duttile, uno che può fare secondo me tutti i ruoli. Scusate, ma mi arriva un messaggio di mio figlio e niente, dicevo Amendola, bravo, simpatico, ci siamo trovati bene, abbiamo fatto secondo me un ottimo lavoro. Pure quel film, che secondo sempre il mio personale giudizio, è uno dei più belli film di Carlo Manzina, una poesia, una delicatezza della storia, il racconto, il dramma dell'incidente, tutto la scelta giusta dei personaggi. Tani Welsh, ancora mi ricordo, Tani Welsh, una volta venne la mamma sul set. Raga. Sì, ma una cosa striminosa, era più bella della figlia, già aveva una certa età, la ricordo. E però lì già con la troupe, con tutto, ero già considerato un attore, perché insomma io avevo avuto abbastanza successo col film e chi faceva cinema, la troupe che faceva cinema, oggi si fanno le serie TV, i film per la televisione. Prima si faceva sempre cinema. Per la televisione erano pochi gli sceneggiati, tra virgolette, perciò chi faceva cinema, le truppe, i direttori della fotografia con tutta la loro truppe, sapevano quello che avevi fatto e sapevano la considerazione che avevo. Comunque, questo film è andato bene, tanto è vero che mentre facevo questo film me ne proposero un altro, e me lo propose Steno. Sì, e io quando mi chiamò Steno, mi ricordo Steno, cioè voglio dire. È veramente un regista che ha fatto la storia del cinema, che ha fatto film con il mondo, con Totò, Aldo Fabrizio, cioè, stiamo parlando di un mostro. E quando io non sapevo fosse il papà di Enrico e Carlo, però poi leggendo la storia del regista Stefano, si chiamava Stefano Mangina, ho visto, ho detto, ma proprio lui mi sa cercare il papà, e feci questo film dove ero protagonista di un episodio con altri episodi di attori veramente stratosferici che io vedevo, andavo a vedere al cinema, capito? E trovarmi a recitare in un ruolo, essere protagonista di un episodio insieme a, che ne so, Enrico Montesano, Gigi Proietti e Christian De Sica,
insomma è stata veramente una cosa importante. A proposito Seno, Seno voglio dire, un mostro sul set, una cosa mostruosa, quando diceva silenzio non si sentiva, si sentiva il rumore della macchina presa, non si sentiva un'anima, che uno grandi non si sentiva. A proposito macchina di qua faceva macchina là, ma maestro dicono macchina là, maestro, ma come sentiva? Poi la macchina là fa come te pare, la macchina che sta là. Mi ricordo un giorno noi siamo stati sul set senza girare neanche un sciacchio, perché lui voleva la macchina in un punto particolare per preparare l'inquadratura, cioè voleva un giorno. Era un grandissimo, una cosa impressionante quanto era bravo.